Prima giornata nel calcio di Serie D, Chieti Vasto Girardi 3-1, Cinzia Alba Longa Senigallia 0-1, Montegiorgio San Benedettese 1-3, Pineto Termoli 4-3, Porto d'Ascoli Avezzano 2-0, San Nicolò Notaresco Matese 1-0, Team Nuova Florida Alma Fano 1-1, Tolentino Vastese 1-1, Trastevere Roma City 3-1. La classifica a 3 punti: Chieti, San Benedettese, Trastevere, Porto d'Ascoli, Pineto, San Nicolò Notaresco e Senigallia, ad un punto Alma Fano, Team Nuova Florida, Tolentino e Vastese, a 0 Termoli, Cinzia Alba Longa, Matese, Montegiorgio, Roma City, Vasto Girardi e Avezzano. Dopo la vittoria nel turno preliminare di Coppa, il Porto d'Ascoli supera nuovamente l'Avezzano nella prima giornata di campionato, questa volta con un più netto 2-0, padroni di casa per tutta la gara più in palla, concedendo praticamente nulla agli avversari. Subito due opportunità per il Porto d'Ascoli, entrambe con Sensi che al quinto sugli sviluppi di un angolo insacca, ma la rete viene annullata per fuorigioco. Poi al 17esimo conclude a botta sicura, ma il compagno passa l'acqua a terra, blocca involontariamente la corsa della sfera verso la porta. È comunque il preludio al vantaggio che arriva al 18esimo, quando dopo una conclusione di Spagna respinta da Grbic è Verdesi a trovare il tap-in vincente dell'1-0. L'Avezzano non riesce a reagire, ci prova solo con due punizioni dai 20 metri di Dos Santos respinte dalla barriera. Poi ci riprova il Porto d'Ascoli al 26esimo con Battista che ai 20 metri si accentra e conclude trovando la respinta di Grbic. Il raddoppio del Porto d'Ascoli arriva al 41esimo ancora con Verdesi che al termine di un'azione convulsa in area insacca da due passi il 2-0. Poco prima del riposo, ultima opportunità ancora per i padroni di casa con Grbic che smanaccia un cross e il diagonale di D'Alessandro sfiora il palo. Nella ripresa i padroni di casa ci riprovano al 13esimo con una sforbiciata alta di Spagna e al 21esimo con Pacchioli prima e Spagna poi che non riescono a indirizzare verso la porta. Al 32esimo il Porto d'Ascoli rimane in 10 per il doppio giallo a Sensi, ma controlla bene senza concedere nulla agli avversari fino al fischio finale. Avvio timido dei padroni di casa che in pochi minuti si scrollano di dosso l'emozione iniziale e prendono in mano il pallino del gioco ed in 20 minuti provano ad alzare la voce. La prima conclusione all'11esimo opera di Sarli, distanza considerevole ma affatto timido il tiro teso e potente, sebbene fuori bersaglio. Al 16esimo ancora Notaresco, stavolta il sinistro di Scipioni a cercare Grauberg che viene fermato in angolo sotto misura. 27esimo c'è un suggerimento in profondità per Sarli che controlla bene ma subisce l'ottimo ritorno assolutamente provvidenziale di Sisca che sventa il pericolo. Scatta l'allarme per i campani che provano ad aumentare la gamba per limitare le incursioni rosso-blu. E così alla mezz'ora il primo acuto verde-oro, capitan Ricciardi da calcio franco, poco sopra la traversa, ma nulla di più. Finale di tempo con ritorno della formazione di Tiziano Di Patre, che così impegna Palombo dagli sviluppi del calcio di punizione. Ripresa che si apre con gli stessi 22 di inizio contesa. I campani sembrano più mobili, ma gli abruzzesi non sono affatto da meno. E così tra il 13esimo e il 14esimo la svolta della gara. Prima il calcio d'angolo verde-oro, Shiba cala tutto il suo istinto per impedire il vantaggio degli ospiti, il tempo di riprendere il gioco e la regola implacabile del gol mangiato, gol subito, non lascia scampo ai campani. Manovra rapida e finalizzazione di Gelsi in diagonale da manuale, impeccabile, l'1-0.
Perrotti corre ai ripari inserendo prima Vittorio Esposito e poi Sachko, ma è sempre il San Nicolò Notaresco sugli scudi che legittima il vantaggio. Minuto di fuoco è quello numero 28. Prima il neoentrato Badai che bacia pieno la traversa e poi il tiro a giro di Scipioni che va in out di un soffio. Applausi a scena aperta al Savini. Al 31esimo sui piedi di Ricamato il tentativo di furore matese che però è fuori specchio. Poi messe di cambi su entrambi i fronti, squadre in riserva, tutt'altro. Il finale di gara infuocato ed emozionante al 90esimo, fuga di Blando, placcaggio di Setola e Campani in 10. 7 di recupero, sebbene siano stati dichiarati 5 in cui le squadre perdono le distanze. L'ultimo disperato tentativo di Luccardi, lo slancio di Reni, di Sciba, sono la ricevuta per l'incasso dei 3 punti per la banda di Tiziano De Patre. Subito un successo in campionato per il Chieti di Ettore Serra dopo l'eliminazione in Coppa Italia per mano del Porto d'Ascoli. 3 punti all'esordio in campionato contro il Vasto Girardi. 3-1 dei neroverdi e Corrado Cotta può sorridere. Il tecnico cremasco schiera in avanti Riosa e Palmisano, mentre Michele Cesario, nuovo innesto del Chieti, si accomoda in panchina. Un migliore inizio per i tifosi teatini non poteva esserci, anche se il Vasto Girardi reclama per un potenziale intervento falloso che precede l'azione del Chieti orchestrata da Palmisano e finalizzata da Michele Riosa. L'attaccante romano è freddo nel colpire a rete per il vantaggio del Chieti proprio sotto la curva Volpi. 1-0 immediato e Strada che sembrerebbe in discesa, ma non sarà proprio così perché il Vasto Girardi risponde con determinazione. Il migliore dei suoi Antonio Fiori taglia sul secondo palo Beffati, difensori del Chieti, ma lo russo colpisce da 2 passi, porta spalancata, più difficile sbagliare che depositarla in rete, spedisce in maniera clamorosa fuori. Si resta sull'1-0, cestinata questa occasione, ma il Vasto Girardi spinge in particolare sulla fascia destra con Rossi. Il Chieti prova a difendersi ma concede un calcio di punizione affidato allo specialista Ruggeri che scheggia la traversa. Vasto Girardi che controlla soddisfatto l'allenatore gialloblu Tommaso Coletti, ex calciatore di Pescara e Teramo. La sua squadra continua a produrre azioni ma non trova mai il gol, anche grazie a Manuel Vitiello che si immola, decisivo l'ex portiere dell'Aurora Alto Casertano. Poi deve arrendersi prima dell'intervallo Manfredo Pietrantonio per un problema muscolare da valutare nei prossimi giorni. Le condizioni del calciatore del Chieti, al suo posto entra D'Innocenzo, ma nel secondo tempo il Vasto Girardi trova la rete del pareggio con Perez. Kylian Hernandez scuola Las Palmas, dove nelle giovanili giocava con Pedri, ora al Barcellona, ma dopo questo piazzato di poco fuori di Luigi Calemme il Chieti trova già il gol del nuovo vantaggio. Uno schema da piazzato con il difensore Roberto Ferrari che svetta di testa in fila l'incolpevole Petriccione, può tornare ad esultare la curva Volpi. Chieti ancora avanti, ancora Calemme a caccia del gol per il Vasto Girardi, ma in attesa di Michele Cesario segnano tutti gli altri. Si aprono praterie per il Chieti, le sfrutta Giacomo Rossi che realizza il gol che mette in cassaforte i 3 punti. Punizione forse troppo severa per il Vasto Girardi che nel finale è in superiorità numerica per l'espulsione per somma di ammonizioni per Mattia Poletto. Cinico, spietato il Chieti che capitalizza ogni occasione e vince con il Vasto Girardi allo stadio Angelini. Il risultato finale: Chieti 3, Vasto Girardi 1. Festival del gol nella prima giornata del campionato di Serie D, girone F tra Pineto e Termoli. Finisce 4-3 per i biancazzurri che iniziano bene il loro 60esimo anno di attività. Calcio d'inizio per i padroni di casa, il match
comincia con azioni pimpanti da ambedue le parti, con il Pineto che prova a fare la voce grossa, il Termoli che senza paura gioca a testa alta. La gara si sblocca subito. Gurini, su azione insistita della linea verde abruzzese, penetra in area, pallone preciso in buca d'angolo e vantaggio locale. Il Pineto Calcio spinge sulle ali dell'entusiasmo. Giambè penetra in area e viene atterrato da Cigliano per Gavini di Aprilia e calcio di rigore dal dischetto. Allegretti, freddo, non sbaglia. I giallorossi non ci stanno. Prima Romano dal limite impegna Mercorelli che disinnesca in corner. Successivamente dalla bandierina, prima annunziata con un cross arcigno, costringe l'estremo locale a concedere il terzo angolo consecutivo agli ospiti. E infine capitano Romano spara alto. Monologo biancazzurro. Alla mezz'ora Allegretti calza i vesti di assist man e pesca all'osicco. Strepitoso Mora a negare un 3-0 già fatto. Poco male per i teramani. A due dal termine, Giambè sgraffigna un pallone sanguinoso sulla tre quarti e a tu per tu con Mora non ha problemi a siglare il terzo gol del match. Nella ripresa la partita vede subito un acuto carnevale, incorna sul secondo palo e accorcia le distanze per i molisani. La truppa di mister Amaro Rapace rimette un gap di sicurezza tra sé e il Termoli. Allegretti di forza arriva nel cuore dell'area avversaria e batte per la seconda volta Mora. Non mancano le emozioni allo stadio Mariani Pavone. Carnicelli riesce a trovare un varco nella finora attenta difesa abruzzese e sigla il 4-2. Il Termoli ci crede e riesce ad arrivare al gol del 4-3. Nuovamente su cross, Filogamo sale in cielo e scaraventa in porta la rete del 4-3. Dopo un finale infuocato, il Pineto riesce ad avere la meglio su un coriaceo Termoli. Nel prossimo turno, trasferta in quel di Fano per i biancazzurri. Coppa Italia regionale, i risultati: Altiria Samnio, Misernia San Leucio 0-14, San Pietro in Valle, Aurora Alto Casertano 2-4, Roccaravindola Boiano 1-3, Trivento Olimpia Agnonese 4-1, Esernia Sesto Campano 0-2, Vairano Castel di Sangro 3-0, Donchis Agnone Virtus Gioiese 1-1, Spinete Venafro 0-5. Ripali Mosani Aurora Aururi 4-1, Termoli 2016 Campo di Pietra 3-0, Juvenes Campobasso Turris 1-5, Pedacciato Pietra Montecorvino 1-6, Baranello Campo Marino 1-6, Litermina Guglionesi 0-4, Montenero Gambatesa 5-1, Fortore Campobasso 1919 1-3. Una agnonese infarcita di ragazzini e con pochi allenamenti nelle gambe inizia la stagione agonistica a Trivento con al timone Mario Fusaro, tecnico delle giovanili. Di fronte i gialloblu Trignini che in estate hanno confermato in panchina l'allenatore Lorenzo Viglione, ma si presentano in campo con molti indisponibili. Catalano da destra sistema la sfera sul piede del centravanti di Blasio che stordisce subito l'Olimpia, destro angolato e primo dispiacere per il portiere Lorenzo Falcione. A metà tempo i padroni di casa perdono per noie muscolari l'esperto centrale di difesa Ciafardini, ingresso in campo per il giovanissimo Quici. Cioccia si posiziona al centro della retroguardia. Mezz'ora di gioco, Di Blasio invita alla corsa il compagno di reparto Cirenei che parte sul filo del fuorigioco, Falcione in ritardo nell'uscita, destro fuori bersaglio. Gli ospiti in completo bianco si vedono solo nel finale di primo tempo con un interessante triangolo tra Di Ciocco e Di Filippo. L'estremo di casa Minichillo in qualche modo sventa la minaccia sul centravanti agnonese. Prima del ritorno negli spogliatoi il Trivento trova il raddoppio, Cioccia sventaglia da destra a sinistra per Russo, dal suo piede parte il cross che Cirenei raccoglie e gonfia la rete. Dopo un solo minuto di recupero il fischietto Francesco Colella della sezione di Termoli rimanda le ostilità alla ripresa. Gli ospiti si presentano per i secondi 45 minuti più baldanzosi e accorciano le distanze con il suo capitano Pippo Litterio, dopo tre giri di lancette di testa dall'angolo di Di Filippo, difesa locale assente. Si ripete la trama di Filippo Litterio sull'altro angolo dopo una manciata di minuti, la conclusione non è però la stessa.
Fagnani, tra i migliori dei suoi, approfitta di una grave indecisione di Ionna e Angelo Falcione sul rilancio lungo di Paolo Di Blasio dalla propria metà campo e archivia la pratica del secondo turno di Coppa Italia. Dopo il 30esimo il Trivento molla la presa e si fa trovare scoperto alle spalle. Ionna in contropiede stampa la palla sulla traversa, Mastrojacopo, subentrato a Minichillo, tira un sospiro di sollievo. In pieno recupero una perla sotto l'incrocio di Paolo Di Blasio infiocchetta la partita. 4-1 severo per quanto visto in campo. I gialloblu trignini guardano fiduciosi a domenica prossima prima di campionato in casa contro il Petacciato. Per l'Olimpia urgono rinforzi in tutti i reparti in settimana per disputare senza patemi il torneo di eccellenza.